Buongiorno a tutti, buon sabato mattina. Giorgia Meloni ha ufficialmente promesso, quindi da oggi il primo presidente del Consiglio donna si chiamerà Giorgia Meloni. Ha promesso tutto il governo, la squadra di governo è pronta, davanti a Mattarella hanno fatto una promessa solenne di far tutto negli interessi della nazione e per questo voglio dare questo video che rimarrà storico, almeno nel mio archivio, perché ricordo oggi, a mezz'ora dal giuramento di Giorgia Meloni, le promesse che la stessa Meloni, quindi il neo presidente del Consiglio, ha fatto nel mese di settembre 2022. Quindi quelle promesse che dovranno per forza essere mantenute. Dovrà rispettare Giorgia Meloni quale presidente del Consiglio e soprattutto perché promesse fatte che le hanno permesso di diventare presidente del Consiglio. Ve le ricordo una ad una, quindi ascoltate, ascoltate perché è importante. Famiglia e natalità. Il primo punto del programma di Fratelli d'Italia si occupa della famiglia e della natalità. La famiglia viene definita come, citando Wojtyla, elemento fondante della società e ciò che rende una nazione veramente sovrana e spiritualmente forte. Si parla poi di un quoziente familiare, cioè di un sistema di tassazione progressivo a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, dell'aumento degli importi dell'assegno unico, 260 euro massimo al mese fino a 18 anni, e poi come l'attuale ai 21, adesso di 250 euro. Comunque un sostegno alla famiglia, in particolare si pensa di ridurre l'aliquota sui prodotti per la prima infanzia, quali pannoloni, biberon, latte artificiali e altre, e destinare maggiori risorse proprio a garanzia dell'acquisto della prima casa per le giovani coppie, dei lavoratori precari, con zero tasse sui primi 100.000 euro per l'acquisto della prima casa. Questo è il sostegno alle famiglie. Primo punto. Secondo punto, l'aborto. Circa la legge sull'aborto, la Meloni si dichiara per la piena applicazione della legge 194 del 1978 e sull'interruzione volontaria di gravidanza, aggiungendo a partire dalla prevenzione e puntando sull'istituzione di un fondo per aiutare le donne sole in difficoltà economica a portare a termine la gravidanza. Quindi non contrastare l'aborto, ma mantenere la legge attuale e dare una mano a chi vuole abortire perché pensa di non farcela, le donne che non pensano di non farcela, dire a queste donne: vi diamo soldi, vi aiutiamo, ma per favore non abortite, portate avanti la gravidanza. PNRR e fondi europei. Il programma prevede un mirato aggiornamento del PNRR alla luce della crisi scaturita dal conflitto in Ucraina e dall'andamento dei prezzi delle materie prime, rimodulando le risorse interamente italiane del fondo complementare. La cosa importante, comunque, insomma, liberare l'Europa dalla dipendenza del gas russo, rivolgendoci a Nord Africa e come da agenda Draghi. Questo è una cosa che ha promesso. Tasse. Si parla di saldo e stralcio fino a 3.000 euro delle cartelle esattoriali per le persone in difficoltà e per importi superiori pagamento dell'intera imposta maggiorata del 5%, sostituzione delle sanzioni interesse e rateizzazione automatica in 10 anni. Quindi teoricamente chi ha dei problemi con le tasse, qua dicono con solo un 5% di interesse, dilazione in 10 anni dell'arretrato. Vedremo se lo rispetterà. Lo attendiamo. Aziende. Per le aziende si parla della crescita economica da liberare e restituire all'Italia una strategia industriale. Si parla di Made in Italy, l'Italia, vera e propria piattaforma naturale del Mediterraneo. Vedremo cosa farà la Meloni per le aziende. Made in Italy. Si pensa all'istituzione del liceo Made in Italy, formando gli studenti anche con tirocini e scambi culturali all'estero tramite le nostre rappresentanze diplomatiche. Quindi il liceo vorrebbe creare un liceo del Made in Italy. Lavoro. Attenzione perché questo è importante. Qua si parla di si salvano i voucher lavoro, soprattutto in ambito agricolo, turistico e del lavoro domestico. Per il lavoro dei giovani è previsto il rilancio del contratto di apprendistato, dei tirocini e la promozione della formazione nell'ambito delle discipline STEM, scientifiche, tecnologie, engineering e mathematics. Circa le donne si parla di sostegno al lavoro femminile e superamento del gender pay gap attraverso misure che migliorino la trasparenza retributiva e l'istituzione di un'autorità garante.
Questo è molto importante, si salvano i voucher lavoro. Giovani, più sport nelle scuole con nuovi impianti, piscine e palestre. Un terzo settore da ampliare, quindi un'offerta culturale e sportiva. Il programma parte dalla promozione proprio del diritto allo sport e l'arte e la cultura. Da artista sono felice se investirà sulla cultura. E anche qui aspetteremo e vedremo quello che farà. Si prevede l'aggiornamento per le scuole invece dei programmi scolastici, della tutela delle materie classiche e potenziamento dell'insegnamento delle materie scientifiche in tutti gli istituti. A tendere si vuole ridurre di un anno il percorso di studio scolastico. Quindi in sostanza a parità di monte ore totale. Attenzione, per consentire ai giovani italiani di diplomarsi entro i 17-18 anni e accedere prima all'università o al lavoro, quindi una riduzione di un anno del periodo scolastico. Sanità e vaccini, questo è importantissimo. Questo è ascoltate, promessa della Meloni, non sono cose che ho detto io, quindi lei dovrà fare quello che ha detto, oppure si dovrà scontrare con un popolo che chiederà spiegazioni in caso contrario. Nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 e nessuna reintroduzione del Green Pass. Questo l'ha detto la Meloni un mese fa. Quindi nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 e nessuna reintroduzione del Green Pass, anche l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione medica ed economica della pandemia da Covid-19, nonché sulle reazioni avverse da vaccino. Vi leggo questo punto perché è molto importante. Gente che non molla, collegati. Vi chiederei in questo momento di fare una condivisione. Hashtag Giorgia Meloni, come abbiamo fatto ieri, quindi cancelletto Giorgia Meloni, perché dobbiamo dargli questo promemoria. Al nuovo Presidente del Consiglio deve mantenere quello che ha promesso. Siete pronti? Sanità e vaccini. Contro la malsanità si prevede la creazione di un'autorità garante della salute, indipendente a livello amministrativo, con poteri ispettivi di segnalazione alle autorità competenti, a cui ogni cittadino possa rivolgersi per carenze di qualità o mancato accesso ai servizi. Circa il Covid-19, attenzione, sto leggendo sulla cosa ufficiale del programma di Giorgia Meloni. Attenzione, circa il Covid-19, come più volte annunciato, si propone nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 e nessuna reintroduzione del Green Pass e anche l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione medica ed economica della pandemia da Covid-19, nonché sulle reazioni avverse da vaccino. Questo è quello che ha promesso per iscritto il neopresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, quindi hashtag come ha fatto la Scilla, Giorgia Meloni, ricordiamolo. Altra cosa che mi riguarda, importante, social network, che riguarda tanti di noi, social network, contrasto alla censura arbitraria dei social network e garanzia del rispetto della libera manifestazione del pensiero da parte delle grandi piattaforme di comunicazione. Attenzione, importantissimo, Social network, contrasto alla censura arbitraria dei social network e garanzia del rispetto della libera manifestazione del pensiero da parte delle grandi piattaforme di comunicazione. Altro punto importante, LGBTQ+. Contrasto a ogni discriminazione basata sulle scelte sessuali e sentimentali delle persone. Mantenimento della legge sull'unione civile, ribadendo al contempo il divieto di adozioni omogenitoriali e lotta ad ogni forma di maternità surrogata nell'interesse supremo del minore. Attenzione, divieto di adozioni omogenitoriali. Quindi l'LGBTQ non potranno, per il programma di Giorgia Meloni, adottare bambini. Mai. Ambiente e energia. Il programma si propone di aggiornare e rendere operativo il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, combattere la siccità, l'inquinamento delle acque, proteggere le coste dall'erosione e bonificare da rifiuti ed ecomostri. La realizzazione di obiettivi di transizione ambientale ed ecologica del PNRR salvaguardano il sistema produttivo colpito da anni di crisi, con particolare attenzione alle filiere industriali di difficile riconversione, ad esempio l'automotive.
E è importante quello che prevede la creazione soprattutto di nuovi gasdotti, rigassificatori previsti come da agenda Draghi. Qua è un punto di agenda Draghi, ma anche investimento nella ricerca sul nucleare di ultima generazione. A differenza dell'agenda Draghi, ha fatto delle promesse ben differenti. Speriamo che le mantenga. Treni, importante. Si torna a proporre la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, opera simbolo strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico italiano, importantissimo. Migranti, prevede di valutare le richieste d'asilo e distribuzione equa solo degli aventi diritto nei 27 Paesi membri. E attenzione. Prevede il blocco navale, si prevede anche il contrasto dell'attività delle ONG che favoriscono l'immigrazione clandestina con il blocco navale. Vedremo se lo farà. Presidenzialismo, nel documento c'è anche il presidenzialismo, riforma presidenziale dello Stato al fine di assicurare la stabilità governativa e un diretto rapporto tra cittadini e chi guida il governo. Quindi vorrebbe inoltre, si prevede il trasferimento dei poteri a Roma Capitale come risorse, competenze e status giuridico in linea con le principali capitali europee. Quindi il presidente direttamente collegato ai cittadini con un presidenzialismo vero. Politica estera. Qua nella politica estera, sugli esteri, si chiude il documento programmatico e si parla di pieno rispetto delle nostre alleanze, cosa che è confermato anche in questi giorni. Alleanze internazionali, anche adeguando gli stanziamenti per la difesa ai parametri concordati in sede di Alleanza Atlantica. A fianco dei nostri alleati internazionali nel sostegno dell'Ucraina di fronte all'aggressione della Federazione Russa. Si ribadisce la difesa delle radici classiche e giudaico-cristiane dell'Europa e sostegno alle nostre forze armate, nessun taglio organico e superamento del precariato. Attenzione, ci sono dei punti molto importanti che darei in questo momento un collegamento perché ve li ricordo. Quelli che importano alla gente che non molla sono due punti in particolare che lei assolutamente ha promesso che ha promesso, era promesso un giuramento, oggi avendo giurato un giuramento, ovvero nessun obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, nessuna reintroduzione del Green Pass, l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione medica ed economica della pandemia da Covid-19, nonché sulle reazioni avverse da vaccino. Meloni l'ha promesso, contrasto alla censura arbitraria dei social network e garanzia del rispetto della libera manifestazione di pensiero da parte delle grandi piattaforme del pensiero, da parte delle grandi piattaforme di comunicazione. Signori, speriamo che non speriamo, Giorgia Meloni ha promesso oggi, ha giurato, ha fatto queste promesse in campagna elettorale un mese fa, deve mantenerle, non avrà tante opportunità. O le manterrà, se no faremo saltare il governo con delle grandi manifestazioni. Ma io sono fiducioso, sono fiducioso. L'unica cosa che non sono d'accordo è continuare ad inviare armi. Con questa non sono assolutamente d'accordo. Continuare ad inviare armi. Un patto atlantico a prescindere, quindi senza poter dire la nostra, ma rispettando un patto atlantico dove sicuramente non siamo noi a contare, non saremo noi a contare, non decideremo nulla. Su questo non sono d'accordo, perché secondo me bisognerebbe fare un po' come la Svizzera, mettersi al centro in neutralità. Vogliono continuare a intervenire direttamente, l'abbiamo presa nei denti da 2 anni, che la prendiamo da 1 anno, che la prendiamo nei denti, continueremo a pagare delle bollette, a prenderla nei denti, questo è l'unico punto sul quale dissento totalmente da Giorgia Meloni e spero che anche lei capisca che non c'è soluzione tranne che dire fate una pace, facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Detto questo, gli altri punti sono molto interessanti e dovrà mantenerli perché la gente che non molla e non ha mai mollato con Draghi, figuriamoci se mollerà mai se la Meloni non dovesse mantenere le promesse. Sono fiducioso che Giorgia Meloni manterrà le promesse perché anche se mi ha bloccato, io a questo punto spero che faccia quello che ha promesso. Ciao a tutti, condividete, commentate, datemi un vostro parere. Speriamo, speriamo.